Ottavio Zacco, consigliere comunale Sicilia Futura Italia Viva al comune di Palermo, nonché presidente della sesta commissione, sempre del comune di Palermo, parliamo di attività produttive. Diversi sono i provvedimenti, si va verso l'apertura, anche se graduale, momentanea, di attività commerciali in città, ma di recente la cronaca politica ci racconta che l'assessore comunale che si dedicava appunto alle attività produttive, Leopoldo Pianpiano, si è dimesso. Come si procederà adesso rispetto al suolo pubblico, ai commercianti? Come si dovranno regolare? Cosa cambia? Sì, diciamo che si è interrotto un percorso in un momento forse quello più importante per le attività della nostra città. Diverse imprese ormai da 14 mesi non lavorano più, sono chiuse, molte sono aperte senza avere clienti. Sappiamo bene che il tessuto economico palermitano per lo più è dedicato al turismo ed è un settore che è totalmente fermo già da un anno. E proprio in questo momento dove stavamo lavorando sulla ripartenza delle attività si è interrotto questo percorso con l'assessore Pianpiano che crea difficoltà perché ora bisogna capire intanto chi sarà il prossimo assessore e capire poi come ripartire. È chiaro che noi abbiamo un ruolo al di là delle appartenenze politiche importante nei confronti di tutte le attività della città e quindi, ripeto, al di là delle appartenenze politiche, il Consiglio Comunale, deve compattarsi per unire, per lavorare e dare la possibilità a tutte le attività di ripartire. Abbiamo un governo nazionale che ha già detto che sarà possibile una ripartenza per le attività di ristorazione utilizzando al massimo gli spazi esterni. Noi abbiamo un clima, per fortuna, che questo ci agevola per buona parte dell'anno. Ho chiesto ai referenti nazionali del mio partito di fare in modo, se c'è la possibilità, di inserire all'interno del decreto ministeriale la parte che riguarda le deroghe dei regolamenti delle amministrazioni comunali, che questo sicuramente agevolerebbe le attività e quindi le attività e il SUAP in questo caso potrebbe rilasciare le autorizzazioni di concessione in deroga anche al regolamento che abbiamo vigente. E questo sicuramente aiuterebbe molto le attività. Tra le iniziative che sta portando avanti, quello della creazione di uno sportello di consulta contro l'usura, per aiutare appunto quelle attività commerciali che sono rimaste chiuse per tanto tempo, si sono inevitabilmente indebitate. Ma in cosa consiste esattamente? Sì, l'abbiamo gestita in prima persona io insieme all'assessore Pianpiano e all'assessore Mattina. Proprio per dare il massimo supporto e la massima assistenza a tutte le attività che sono in sofferenza, perché avendo un'attività chiusa da 14 mesi e non avendo più incassi e con i costi mensili che continuano purtroppo a continuare, quelli non sono sospesi, partendo dagli affitti, le utenze Enel e altri costi di gestione, abbiamo proprio giovedì, il giorno famoso della rottura con il sindaco, la giunta aveva votato la delibera della firma dell'assessore Pianpiano e dell'assessore Mattina proprio per avviare uno sportello di ascolto e di supporto con tutte le associazioni presenti nel territorio, nella città che si occupano di sovraindebitamento, proprio per dare assistenza a chi ne ha bisogno. Oggi le imprese hanno la necessità di avere sicuramente agevolazioni rispetto al pagamento dei tributi, rispetto al suolo pubblico gratuito, ma hanno anche la necessità di essere accompagnati per l'accesso al credito. Spesso le banche ormai già da qualche mese hanno iniziato a chiudere le porte agli imprenditori e quindi siamo seriamente preoccupati che in questo momento possa aumentare l'usura. Qualche settimana fa l'ex assessore alle attività produttive, appunto Leopoldo Pianpiano, aveva preannunciato di alcuni fondi di agenda urbana proprio per agevolare le imprese. Ma adesso cosa avviene? Cosa accade? Ma questo credo che continui questo percorso perché è già stato deliberato dalla Giunta, tra l'altro è un lavoro fatto in sinergia con la Commissione, con l'assessorato alle attività produttive, ma anche con l'ex assessore al bilancio D'Agostino. E quindi già le somme di Agenda Urbana sono impegnate a favore delle
attività della nostra città, e adesso la procedura prevede che poi la regione farà un avviso pubblico per fare partecipare tutte le attività, per presentare le richieste. Tra le altre cose, come presidente della sesta commissione, lei si è occupato in prima persona di creare questa sinergia tra amministrazione e cittadini, associazioni di categoria per quella che è la pedonalizzazione di Mondello. A che punto siamo? Sì, devo dire, abbiamo fatto un lungo lavoro, durato quasi 2 anni di preparazione, accompagnato l'amministrazione proprio a entrare in sinergia con le realtà presenti nel territorio della Borgata Marinara, non solo per la pedonalizzazione, ma anche per la riqualificazione e il rilancio della Borgata Marinara stessa, quindi coinvolgendo non solo i commercianti, le associazioni presenti nel territorio, i gruppi social, tutti coloro che in questi anni si sono dedicati a Mondello. Abbiamo avuto una riunione proprio giovedì dove era presente tra l'altro anche l'amministrazione e il sindaco. Siamo ormai nella fase conclusiva, in quell'impegno ci eravamo dati appuntamento dopo una settimana per sottoporre a tutti l'ordinanza che poi sarà attiva nel momento in cui finirà la pandemia, chiaramente. Quindi credo che siamo quasi al termine del percorso. È chiaro che la pedonalizzazione deve essere supportata da un buon servizio di RAP, da un servizio eccellente della Polizia Municipale, perché è complesso anche chiudere la piazza, ci sono i residenti che comunque devono accedere nelle proprie abitazioni, ma ci sono anche le attività oltre la piazza, Capogallo, l'hotel, i vari lidi che ci sono pure all'interno di Capogallo, e quindi dobbiamo cercare di non e impenalizzare nessuno. Io mi auguro che l'amministrazione, ripeto sempre al di là delle appartenenze politiche, concluda questo percorso che avevamo iniziato in sinergia, per il bene della città.